Sopra la sedia, sulla sedia, la 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 s
il responso il lapidario, che bei tempi il casellario, coi colleghi a te vicino, fianco a fianco ogni mattina. Alla sala svistamento non cessava mai il fermento, un via vai fino all'uscita per 30 anni della vita. Spettacoli da sale. Che schiamazzi e che le raccomandate che facevano i postini, si lagnavano per le zone, sempre d'altri quelle buone. Ancor più per lo sportello, dal perenne ritornello, la coccarda vai ruffiani da far prudere le mani. Per il resto le amicizie erano mere non fittizie, si scherzava, si sfotteva e mai nessuno si offendeva. Tipo il dispensare aromi nel rifilare soprannomi, ben studiati a tavolino a seconda del postino. Tra i primi a farne incetta il pompiere con micetta, poi bla bla o catenaccio assieme a Schizzi, Lilli e Ciaccio. Il factotum Don Peppone con Zeppetto e Taricone, Bombolotto e Oibò, Stranamore e Ponzipò. Sulla torre di Babele metterei Padre Fedele, questo sarebbe, non ricordate, Antonio, no? E a narrare storie bislacche ho per voi Trick e Ballacche. Bravo! Trick e Ballacche sarebbe il parente che non c'è. Trick e Ballacche. Di San Bei ce n'è uno solo, così come il Bombarolo. Potrei dirne assai di più, ma mi fermerò a Magù. Sì, i ricordi sono tanti, di risate anche di pianti, di scherzetti fatti apposta a casa della mamma posta. Quante e quante colazioni a colombe e panettoni, e quante cariche affibbiate e a Sant'Agnese consacrate. Tutto passa, siamo qui a goderci questo dì, importa poco ciò che è stato, oggi è il ieri ritornato. Bravo. Poeta! Chi la vuole la può avere! No, no! Dettela! Dettela! Ne basta una, ne basta! Basta! Basta!